Vi faccio vedere come realizzo in maniera veramente velocissima un pigiamino per Ellie. Questo è un vecchio pantalone di un pigiama che utilizzavo io e quindi mi basterà semplicemente tagliare una parte, una sezione della gamba del pantalone per poter realizzare un vestitino. Mi raccomando, se il vostro cane è più piccolino, allora tagliate la parte più stretta ovviamente del pantalone così che sia più aderente. Se invece il vostro cane è più largo, andate verso la parte alta della parte della coscia del pantalone. Quindi io ho già separato le gambe del pantalone, quindi una posso già toglierla. E mi basterà semplicemente tagliare una sezione, ovviamente misurate il vostro cane, il busto del vostro cane, quindi io lo taglierò così. Questo è un vestitino veramente veloce da realizzare, ci metterete proprio 2 minuti, una cosa semplicissima, infatti non è rifinita con cuciture, la potete utilizzare così un po' e poi cambiare. Spesso capita di avere pezzi a casa oppure appunto vestiti vecchi che non si utilizzano più e si possono utilizzare per fare questo. Andiamo quindi a fare adesso le zampette, i buchi per le zampette. Calcolo circa un 10 cm dal collo e vado ad aprire qui un'apertura per la zampetta e anche la stessa cosa la faccio dall'altro lato. Ovviamente ci vorrà un po' di allenamento, io li preparo sempre per Ellie perché mi piace cambiare così, li faccio proprio come vestitini per casa. E adesso vi faccio vedere come ne faccio uno alla stessa maniera, però in lana, e poi li andiamo a provare ad Ellie. Questo è uno, lo mettiamo da parte. E poi prendo un maglione, faccio la stessa cosa con la manica, un maglione vecchio, come vedete è più stretta qui la manica, è più larga in questa parte qui e per Ellie sarà perfetto perché andrò a piegare questa parte per il collo e poi a tagliare qui per il busto. Se avete un cane di taglia piccola sarà veramente veramente semplice, altrimenti per un cane di taglia grossa dovrete prendere un maglione molto più largo. Lo taglio un po' più lungo perché voglio rifinirlo cucendo per bloccare ed evitare che la lana si sfili. Perciò vado a tagliare così. E poi per evitare che qui si sfili tutto, lo vado a piegare così internamente, mi conviene girarlo al contrario per facilitare le cose. E quindi lo piego internamente in questa maniera e vado a cucire qui per bloccarlo. Faccio 2 giri così, ok, va meglio. In questo modo e vado a cucire semplicemente con ago e filo tutto intorno. Se viene meglio potete utilizzare degli spilli per bloccare la lana mentre cucite, quindi andate a mettere prima di tutto gli spilli lungo tutto il bordo e poi iniziate a cucire. Qui ho messo gli spilli tutti intorno, vi faccio vedere, ecco, e adesso posso iniziare a cucire bloccando quindi in questa posizione la lana. Mi raccomando di scegliere un colore per il filo simile a quello ovviamente del maglione che state andando a cucire e potete procedere. Una volta finito di cucire, il risultato sarà questo dall'interno. E questo invece dall'esterno. E adesso non ci resta che andare a fare i buchi per le maniche e cucire anche questi alla stessa maniera. Quindi sistemiamo, andiamo a fare l'apertura per la zampa. Da un lato e anche dall'altro.
Fatto ciò, andremo a rifinire anche questa per bloccare la lana. Come ecco qui la nostra modella pronta a indossare i vestitini che abbiamo fatto. Vediamo come sono venuti. Quindi proviamo prima il pigiamino. Ecco qui, ve la faccio vedere, guardate che bellina, adesso faccio un'altra inquadratura. Patata! Patata, fai vedere quanto sei bella con questo pigiamino, che sei una cagnolina super! È lì, carezza, carezza, dove vai? Ti stiracchi! Vabbè, dai, hai fatto vedere il tuo pigiamino, adesso proviamo il maglioncino. Andiamo a fare quindi la prova del maglioncino, vediamo se è della tua misura, Ellie, se riesci ad entrarci dentro. Ecco fatto, anche il maglioncino è stato indossato. E per chi volesse può andare ad aggiungere anche un nastrino, questo forse è un po' grande, ma facciamo la prova. Cucciola! Potete mettere anche un fiocchetto più piccolo, applicare degli strass, insomma, quello che preferite. Potete mettere appunto anche delle perline, cucire una scritta. Fate voi, insomma. Ellie, tu che ne pensi? Ti è piaciuto? Se questo video vi è piaciuto, allora vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al nostro canale e poi di condividere il video sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Grazie ragazzi, al prossimo video, da Cicci ed Ellie e Aki che sta dormendo qui sotto. Ciao!